C'era una gran differenza fra Castelbesenio e Castelpietra. Il Castelbesenio era un castello feudale di proprietà di Trapp. Castelpietra invece era un castello di pertinenza dell'impero. Il castellano di Castelpietra era veramente un vassallo dell'imperatore, nel senso che il vassallo aveva il compito di svolgere delle mansioni per conto dello Stato, perché qui c'era il confine fra il Principato e la Repubblica di Venezia fino a 1513. Perciò il feudatario qui doveva mantenere le truppe ai confini con tutto il personale per gestire la dogana, il dazio e poi tenere degli spazi a disposizione delle truppe in caso di guerra. Castelpietra era un feudo a parte, erano due feudi separati, che però preferibilmente venivano dati tutti e due assieme allo stesso, con Castelbesenio, proprio per poter meglio difendere il confine, perché il compito di Castelbesenio era quello di controllare la valle di Fuggaria. Infatti Castelbesenio nelle battaglie qui è sempre stato decentrato, perché la battaglia è sempre avvenuta a Castelpietra, che era la difesa da questa parte, verso Rovereto, perché l'Adige passava qui. I nomi di tutto questo versante qui erano sempre riferiti alla gestione agricola del feudo di Castelpietra. Comunque il catastale di Castelpietra arriva fino a Riocavallo e anche l'Adige.